Quando leggiamo una storia, la abitiamo. Più di ogni altra cosa al mondo, lei amava il momento in cui finiva di leggere. La storia continua a vivere nella mente come il più vivido dei sogni. Lei vive da sola, vero? Si è appena trasferita nella vecchia casa. Sì, sono quella che sta per aprire una piccola libreria. Alcuni di noi non sono molto convinti di trasformare la vecchia casa in una libreria. Lei mi capisce, non è vero? Gentile signora, nessuno ha mai trovato il coraggio di vendere libri in questo angolo dimenticato di mondo. Lui è il mio primo cliente. È una donna molto potente, non la preoccupa questo? No. Siamo in molti a pensare che ci servirebbe una sorta di circolo culturale. Vuole liberarsi di lei e non si fermerà. Lei non può farlo. È la mia libreria, è la mia casa. La lasci in pace, quella donna non le ha fatto nulla. Lei non dovrebbe parlarmi in questo modo. C'è un potenziale acquirente per la sua libreria. La casa dei libri non è in vendita. Di sicuro il successo arriva solamente se ce la metti tutta. Ho fatto solo ciò che ritenevo giusto. Lei mi fa credere ancora una volta in cose che credevo dimenticare.